Se vuoi raggiungere più clienti online per il tuo prodotto o servizio, va da sé che hai bisogno di qualcosa che si chiama traffico. Ora, online esistono due tipologie di traffico: traffico organico e traffico sponsorizzato. E spesso mi fa sorridere il fatto che un sacco di creatori digitali, digital creators e anche imprenditori, tendono a fare il tifo o per l'uno o per l'altro. Quindi, se fanno il tifo per l'uno, si dichiarano allergici all'altro e viceversa. E perché mi fa sorridere questa cosa? Perché in realtà entrambe queste tipologie di traffico sono estremamente benefiche per il tuo business e entrambi hanno un grande valore per diversificare anche le fonti appunto di traffico per la tua attività. Per cui se tu lavori un pochino su entrambe senza tuffarti solo su una, laddove quell'una dovesse cambiare, hai la possibilità naturalmente di cadere in piedi. Senza contare che insieme queste due tipologie di traffico possono rendere il tuo ecosistema digitale davvero molto solido e forte. Ovviamente, soprattutto quando iniziamo, dobbiamo scegliere una fonte di traffico su cui concentrarci e non è sempre facile capire che cosa ha più senso fare. Ecco perché in questa puntata di Impact Girl cerchiamo di capire quali sono i pro e i contro del traffico organico e i pro e i contro di una strategia che si fonda sul traffico sponsorizzato e impariamo quale ha più senso per noi in questo momento. Pronta? Partiamo! Prima di tutto capiamo cosa si intende per traffico organico. Il termine organic traffic, quindi traffico organico, è utilizzato per fare riferimento a tutti i visitatori che arrivano al tuo sito da un risultato per il quale tu non stai pagando nella ricerca di Google, nella SERP, nella pagina di Google quando le persone cercano qualcosa, ma include anche i visitatori che arrivano al tuo sito cliccando su un tuo contenuto organico, ad esempio sui social. Di solito questo traffico si chiama traffico social, ma personalmente amo semplificare, includo tutto nel traffico organico. Quindi, in altre parole, o in parole semplici, il traffico che arriva da contenuto che non hai sponsorizzato con un gettone è traffico organico e può essere molto potente. Quando ho iniziato, ormai più di 10 anni fa, il traffico organico ha fatto la differenza per me, non avevo budget per la pubblicità. E quello che feci fu pubblicare una serie di micropillole video su YouTube che pubblicavo una volta a settimana sulla SEO, che era il tema appunto di cui mi occupavo al tempo anche da un punto di vista professionale, oltre che di contenuti digitali. E piano piano quei video hanno cominciato a posizionarsi. Grazie a quel posizionamento sono arrivate le prime richieste di consulenza, che non erano quello che volevo fare, ma che mi hanno permesso poi di pagarmi le mie prime sponsorizzate per poi automatizzare l'intero ecosistema del mio business. Certo, uno può pensare, vabbè, Ceci, grazie, ma più di 10 anni fa era molto più facile emergere. Sì e no. Diciamo che ancora oggi quello del traffico social, il traffico organico, che sia attraverso la pagina Google o che sia attraverso le tue pagine social, è sicuramente un ottimo strumento per aumentare la visibilità delle tue pagine, del tuo sito, del tuo contenuto, di quello che effettivamente proponi, del tuo servizio, del tuo prodotto soprattutto. Ora, un'altra cosa che mi fa spesso sorridere è che il traffico organico viene anche chiamato traffico gratuito. E questo può far pensare che oh, è gratuito, quindi se comincio, ma non solo quando comincio, ma anche dopo, cerco di accaparrarmene il più possibile. Ecco, non scivolare nella buccia di banana, perché sì, è gratuito nel senso che non lo stai sponsorizzando con un gettone, ok? Investendoci del budget, non stai pagando per quel traffico, ma comunque devi investirci del tempo, oppure devi investire in qualcuno che quel tempo ce lo metta al posto tuo. Ecco che in ogni caso non è traffico gratuito, è un traffico che ti costa. E se vogliamo, questo potrebbe essere considerato una sorta di svantaggio di questa tipologia di traffico, perché da un lato richiede tempo, dall'altro questo tempo comunque costa dei soldi, quindi se vogliamo è un doppio prezzo che dobbiamo pagare. Un altro, se possiamo chiamarlo così, svantaggio del traffico organico è che è totalmente fuori dal tuo controllo, cioè basta un piccolo cambio nell'algoritmo di Google per quanto riguarda la SEO o della piattaforma social che stai utilizzando per quanto riguarda il traffico social e tutto cambia. E può succedere che all'improvviso, quando raggiungevi un certo numero di persone, questo numero di persone non lo raggiungi più. Ed ecco che può succedere anche che tutto il lavoro che hai fatto fino a quel momento improvvisamente risulti assolutamente inutile. Pensa semplicemente ai cambiamenti che l'algoritmo ha fatto su Facebook dal punto di vista del traffico organico. Ad oggi una pagina Facebook, se si fonda esclusivamente sul traffico organico, è praticamente quasi inutile, è vicino all'inutile. Recentemente, tra l'altro, parlavo con un collega che
per oltre 10 anni ha avuto una quantità enorme di traffico che arrivava dalla SEO, quindi proprio dal posizionamento sui motori di ricerca attraverso il proprio blog. E nell'ultimo anno o poco più, nonostante tutti i suoi sforzi per mantenersi aggiornato sugli aggiornamenti, per seguire appunto tutti i cambi di algoritmo di Google, ha perso più del 40% del suo traffico organico. Così! Non è divertente, e se non hai un'altra fonte di traffico che in qualche modo ti consente di stare in piedi, è un problema. È un problema per mette veramente in crisi tutto il tuo ecosistema aziendale. Questo non significa che non dovresti utilizzare traffico organico, ok? Ma significa che non dovresti basarti soltanto su quel traffico, soltanto perché è, tra virgolette, gratuito. Vediamo allora qualche vantaggio e svantaggio del traffico a pagamento invece, e poi cerchiamo di capire in quali scenari ha senso, più senso optare per il primo oppure per il secondo. Il traffico a pagamento è il traffico sponsorizzato, quindi è il traffico che noi paghiamo su Google, su Facebook Ads, su LinkedIn Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, qualunque tipo di ads, quindi di annuncio sponsorizzato che facciamo su qualunque piattaforma che ce lo renda possibile. Lo svantaggio del traffico a pagamento è che ti costa soldi in maniera più evidente, perché abbiamo visto che anche il traffico SEO non scherza. Ma il grande vantaggio del traffico a pagamento è che lo puoi controllare al 100% o quasi. Diciamo che questo vantaggio va di pari passo anche con un piccolo svantaggio, che però presenta anche il traffico organico, sia il fatto che devi imparare ad utilizzarlo. È ovvio che non puoi improvvisarti esperto di Facebook Ads o di Google Ads così dall'oggi al domani. C'è una curva di apprendimento, ma questa curva di apprendimento c'è comunque anche nel traffico organico. Quindi, insomma, in fin dei conti, forse non è male l'idea di provare a testare un canale a pagamento. Perché dico che puoi controllarlo quasi al 100%? Perché puoi controllare e decidere quanto spendere. Puoi decidere esattamente a quale audience raggiungere, con un livello di targeting che è pazzesco, soprattutto per alcune piattaforme. C'è chi permette una targetizzazione maggiore di altre, ma comunque il traffico a pagamento per antonomasia è un traffico che tu puoi convergere verso un'audience molto specifica. E naturalmente ti consente di, come spesso accade nel marketing digitale, di monitorare tutto le fasi del tuo percorso, quindi capisci immediatamente, ovviamente dopo aver studiato come fare, quando è il momento di stoppare una campagna, quando è il momento di modificare qualcosa. Praticamente hai sotto controllo sempre e comunque tutte le fasi delle performance dei tuoi annunci, e quindi puoi modificare quello che decidi, la strategia che decidi di seguire in base ai risultati che vedi. L'obiettivo con il traffico a pagamento è sempre e comunque naturalmente quello di generare più di quanto spendi. Quindi, ad esempio, se spendi 30 centesimi per un click e hai una pagina di vendita che converte al 2%, okay? Significa che con 300 euro raggiungi 20 clienti. Supponiamo che ogni cliente spenda 27 euro, ecco che il tuo ritorno di investimento sarà di 540 euro. Quindi hai speso 300 euro, ne hai generati 540, quindi il tuo margine di profitto è di 240 euro. E non solo, perché il grande vantaggio che otterrai è il fatto che quei clienti, se risultano soddisfatti, se si considerano soddisfatti di quello che hanno acquistato, possono diventare anche clienti ripetuti. Entrano nel tuo ecosistema digitale, entrano nel tuo funnel, e se tu hai una strategia di funnel marketing, a questo proposito dai un'occhiata all'episodio 57 di Impact Girl, che parla proprio di questo, ecco che quel margine di profitto può aumentare in maniera pressoché automatica nel corso del tempo. Quindi, che cosa è preferibile? Traffico organico o traffico a pagamento? Posso dirti che se cominciassi oggi, se ricominciassi da zero oggi, farei un pochino di entrambi, però investirei l'80% del mio focus e delle mie energie nel traffico a pagamento, anche se con un budget minimo, col budget che ho a disposizione in quel momento. Perché il mio obiettivo sarebbe quello di monetizzare il più rapidamente possibile, così da potermi permettere un aiuto, l'aiuto di qualcuno che possa aiutarmi a coltivare invece i miei canali organici, che sono quelli che richiedono più tempo, quindi che mi possa aiutare con gli aggiornamenti social, che mi possa aiutare con gli aggiornamenti del blog e così via. Ci tengo a ribadire che non esiste una strada assolutamente giusta o assolutamente sbagliata, anzi sono entrambe, quella del traffico organico e quella del traffico a pagamento, strade che devono a mio avviso essere perseguite insieme appena possibile, ricordando sempre che il traffico organico ti richiede un pochino più di tempo e soprattutto raggiunge un'audience un pochino più ampia, che non è necessario
necessariamente, come dire, uno svantaggio, però inevitabilmente è un pochino più diluita in termini di interesse rispetto a quello che offri, laddove un'audience che tu scegli con la lente di ingrandimento attraverso una campagna sponsorizzata è effettivamente l'identikit perfetto del tuo cliente ideale. In ogni caso, entrambe le strade richiedono una piccola curva di apprendimento, ma se non fosse così, che noia sarebbe? Quindi ricordati di scegliere la strada che ha più senso per te in questo momento in base al tempo che hai a disposizione e al budget che hai a disposizione. Ricorda che se scegli la strada del traffico organico all'interno del mio canale YouTube Cecilia Sardeo, oppure sul canale Spotify, sul canale iTunes, sul canale Spreaker, da dove stai ascoltando questa puntata di Impact Girl, puoi trovare un sacco di puntate dedicate sia al blogging sia ai social media per capire che cosa pubblicare, quando pubblicare e come fare tutto, soprattutto senza impazzire, che è sempre la mia massima priorità. Ti posso assicurare che rimarrai sorpresa dal valore che ricevi in ogni singola puntata di Impact Girl, nessuna esclusa. Quindi, come sempre, ti aspetto alle precedenti e alle nuove puntate del podcast italiano dedicato all'imprenditoria e alla crescita professionale al femminile. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito biz-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.